Oggi presentiamo una persona che sicuramente nel mondo dell'orienteering tutti conoscono, sempre presente agli appuntamenti più importanti, sempre schivo però defilato. Stefano, tu quanti anni hai oramai che segui l'orienteering? Io ho cominciato 20 anni fa come esordiente. Ho avuto la fortuna di innamorarmi subito di questo sport, nonostante il primo episodio non fosse stato particolarmente felice, mi sono perso e alcuni concorrenti sono dovuti venirmi a cercare, ma ho capito subito le potenzialità di questo sport anche per una crescita personale che prosegue nel corso degli anni. Ho avuto la fortuna di avere incontrato una persona che mi ha dotato un giorno di un microfono per parlare agli orientisti, una cosa che avrei sempre voluto fare. Ha avuto coraggio questa persona, si tratta di Andrea Rinaldi in un episodio del Trofeo delle Regioni e da lì ho proseguito. Mi piace correre la gara e mi piace poterla commentare. Credo che alcuni commenti divertenti, magari talvolta irriverenti o molto sentiti che faccio in gara siano proprio legati al fatto che io la gara l'ho corsa nelle stesse condizioni in cui l'hanno corsa tutti gli altri concorrenti. Questo mi fa molto piacere. Tu sei anche conosciuto e apprezzato perché tieni un blog, hai appunto questa esperienza lunghissima alle spalle. La curiosità è: quali sono i momenti che ti hanno maggiormente emozionato in questa carriera appunto ormai ventennale e quale cronaca ti ha soddisfatto in modo particolare? L'episodio più emozionante credo che sia stato quello legato alla finale lunga distanza dei campionati mondiali juniores corsi a Passorolle. Chi c'era ricorderà senz'altro una giornata di tempesta, di grandine, di neve, un freddo terribile. Anche gli speaker hanno dovuto abbandonare la loro postazione di controllo per andare a soccorrere gli atleti. Abbiamo avuto la fortuna di poter stare al caldo, ma ci siamo tolti gli indumenti caldi per poter soccorrere noi stessi gli atleti. Io ho ancora contatti con la nazionale bulgara perché sono stato io personalmente a soccorrere un'atleta bulgara che era arrivata al traguardo ormai assiderata. È stata una giornata incredibile, è stata una giornata che è finita anche sui giornali norvegesi con una mia foto nella quale proprio si vedeva il sottoscritto impegnato in un'operazione proprio di salvataggio. L'episodio più emozionante, la cronaca che ricordo meglio, è quella legata alla Coppa Italia dei Laghi di Fusine alcuni anni fa, una gara che ormai si era conclusa in campo elite femminile, la vittoria era ormai assicurata a Christine Kirk-Lechner e lì nacque la frase che mi accompagna in tante cronache anche scritte. Nel bosco poi succede di tutto, perché Johanna Murer, un'altra atleta forte ma probabilmente non accreditata della vittoria, arrivò in salutata ospite e conquistò la vittoria. La ricordo perché io pronunciai la frase "nel bosco può succedere di tutto" e se Johanna Murer arrivasse proprio in questo momento, vidi in quel momento i genitori di Johanna Murer correre verso l'ultimo punto di controllo festeggiando e capii che avevo azzeccato ancora una volta il pronostico e questo mi fece molto piacere. Ricordo ancora la gara di Laghi di Fusine per quel motivo. Un'altra cosa che tutti poi si chiedono è: come fai a mo di Adriano De Zan a riconoscere tutti i concorrenti già da lontano dalla falcata? E infine l'ultima considerazione che possiamo fare: come può una persona che si dichiara timidissima arrivare e parlare di fronte a migliaia di persone? Allora, la domanda è divisa in due. È vero, ognuno di noi ha una falcata diversa dagli altri e poi gli orientisti di solito indossano degli abiti o delle tute molto sgargianti, quindi individuare la società è un primo passo, individuare la struttura fisica è un secondo passo, capire la falcata è un terzo passo per consentirmi di sapere in anticipo anche da lontano chi sta correndo in quel momento. Sul discorso della timidezza, io mi considero molto timido, però l'orienteering mi ha aiutato in questi 20 anni ed è un consiglio che do a tante persone timide a tirare fuori il non timido di me. L'orienteering, il fatto di poter fare delle cronache, sia scritte che parlate, il blog, è stata anche questa una cura, è stata molto importante e io infatti in questo momento non ho timidezza, anche se la telecamera sta stringendo sul primo piano. È stata veramente una cura che consiglio a tante persone timide come lo sono stato io. Bene, questo è Stefano Galletti, The Voice dell'Orienteering Italiano.